al lavoro, a casa, a casa, sdraiati a letto, ecco qua. Amore, però, per favore, spegni la luce, io voglio dormire, sono stanca, dai, spegni la bajur, spegni tutto, spegnete qui tutte le luci. Amore, però, ti chiedo un attimo, mancano tre definizioni e tre parole e finisco il consiglio. Tre parole, solo e cuore amore. Allora, dammi le definizioni, magari ti aiuto così, spegni prima, andiamo a letto, dai. Amore, lascia stare, non è proprio il caso che non ti dico. Perché, scusa? Ma che devi fare, tu hai mai giocato a cruciverba nella tua vita, scusa? Ma scusa, non ho capito, cioè, sarà capitato, non è che mi faccia impazzire Scusa, come pretendi di potermi aiutare? A cruciverba, tu che non hai mai giocato, è un gioco difficilissimo, c'è una cultura generale pazzesca, amore. Scusa, mi stai dando dell'ignorante? No, non è, no amore, però tu devi anche capire che è anche una, ci vuole tecnica, cioè io ho maturato una cultura generale tale che inevitabilmente tu non puoi avere per giocare a cruciverba, amore. Ma chi te l'ha detto, scusa? Allora, innanzitutto dimmi le definizioni e poi vediamo. No, poi amore, prova, ma perché ti spiego, ma non mi fare... Tu non hai neanche quella malizia, quella astuzia, quella sagacia, quella cattiveria che ci vuole nel momento giusto quando giochi a cruciverba. Non ce l'hai. Niente di meno, la cattiveria per giocare a cruciverba, certo, ci vuole. Io sono Zlatan Ibrahimovic delle parole crociate, mi chiamano a me. Allora, facciamo così. Tu mi dici le definizioni. Sì? Se io indovino almeno una di queste definizioni, tu mi porti a fare un viaggio in una capitale europea a mia scelta. Va bene, ci sto. Vai. È impossibile che ci arrivi. Che... Vai. Va bene, allora facciamo questo. 37 orizzontale. Il miglior marcatore, vabbè. Il miglior marcatore della storia dei mondiali di calcio. Sono... 13 lettere. 13 lettere. 13 lettere. Mi sa che andiamo a Grotta Mare, amore. Scusa, il prossimo scusa, weekend. Sì, sì, stai zitto. Sì. Ci sono delle lettere scoperte? Dunque, la M, c'è cioè una M, inizia una per M. M dove? Una inizia con la all'inizio M. Inizia con la M. Come me, che devi sapere? Meh. Allora, secondo me è Miroslav Klose. 16 gol in 4 edizioni, se non sbaglio, ci stava. 16 gol. Ci sta, amore. Ma scusa, come facevi a sapere? E che ti credi, scusami, che secondo te io non ho avuto altri fidanzati prima di te? Ho capito. Tu uscivi con Miroslav Klose, amore? Eh sì, però poi l'ho lasciato. L'ho lasciato dopo l'ultimo mondiale, perché gli avevo proposto, insomma, di giocare in una squadra un po' più vicina a casa mia. Ah, che lì, la Juve? No. Milan? No. L'Inter? No. E che squadra, scusa? Nel Bitonto. Nel Bitonto gli ho chiesto di venire a giocare, ma non si sono messi d'accordo col cachet. Vabbè. Vabbè. Prossimo weekend andiamo a Parigi. Va bene, vai. Va bene. No, anzi, no, facciamo così. Visto che sei così brava, io rilancio. Se indovini anche la prossima, sai dove ti porto? Dove? Alle Maldive. Però se non indovini, non facciamo niente, andiamo a Grotta Mare. Vai! Vabbè. Ci sto, vai. Allora, vado. 44, vai, vai. 44 verticale, questo. Sì. Un parco naturale della Lapponia finlandese. Che ridi. Quante lettere sono? 12. C'è qualche lettera scoperta, dimmi. Ah, sì, mo te la dico, cambia. Dimmi. La quinta è la K. La K, sei sicuro? La K? Sotto la K, la KK. Sì, sta zitto, un attimo. Allora, il parco della Lapponia finlandese, sì. Sì. Allora, si chiama Uro Kekkonen. Vedi se va, Uro Kekkonen, vai. Eh no, amore, scusami, queste sono 11 lettere, hai sbagliato? No, vedi che dopo la R ci sta la H e sono 12, ignorante. Uro. Vai. Amore, scusa, ma come hai fatto a sapere pure questo? Uro Kekkonen. E c'ho mio fratello che vive a Helsinki, scusa, E poi il mio ex fidanzato, uno dei miei ex fidanzati, si chiamava Ansel, come Ansel e Gretel, ti ricordi? Ansel era finlandese e importava le burrate da Bitonto alla Finlandia. Amiche zio Nicola. E grazie a te. Lo sapevi, io schifo, tengo carne, voi. Ma noi siamo dappertutto, voglio. Ma andiamo alle Maldive per Andiamo alle Maldive, no, vai, no, allora no, ho fatto l'ultima. Ultima definizione. Facciamo così. Se per caso... No, anzi, fai tu le condizioni. Allora, facciamo così. Sì. Se io sbaglio, non andiamo da nessuna parte. Ci sto. Ma se non sbaglio, andiamo alle Maldive con mia madre. No. E Loretta. Loretta, tutti i figli... No, solo Loretta e mia madre. Ah, va bene. Vai. Ok. 29 verticale. Vai. Il caffè più caro al mondo. Quante lettere sono? Non te lo dico, se lo sai, lo sai, se no che ti dico le lettere. Ci sono lettere scoperte? È una U, non ti dico. La so! Si chiama Kopi Luwak. Kopi Luwak è il caffè che fanno praticamente con le feci di un roditore simile ad un zibetto tipico dell'Indonesia. Giusto. Tu come facevi adesso? Questo era impossibile. Non mi dica che hai avuto un fidanzato indonesiano che non ci... No,
Era australiano. Era australiano. E pensa, lui viveva a Bali. No, sì. Bari, a Bali. A Bali. E tutte le mattine mi faceva portare questo caffè a letto, il suo preferito, glielo portavo la mattina dopo le notti infuocate che mi faceva passare. Non come te, che stai la sera a fare il cruciverba. Mi dovevi mortificare pure stasera. Quindi? Che? Si va alle Maldive con mia madre? E Loretta. E con Loretta. Anzi, scusa amore, puoi andare a controllare la porta, che non mi ricordo se l'ho chiusa. Sì, vai, vai, vai. Vedi, scusa. Vai, vai, vai. Pronto, mamma? Sì, sì, ha funzionato. Sì, sì, andiamo alle Maldive tutti insieme. Sì, 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 sì. Però la prossima volta per scegli delle risposte un po' più facili, sennò poi non ci casca, capito? Poi crede che me le sono studiate prima, che già le sapevo, capito? Più facile la prossima volta. Grazie, mamma. Ciao, ciao mamma. Eccolo! Eccola! Il marito più focoso della storia della televisione italiana. Bobby Luwak, che ti chiamerò da oggi in poi. Allora, questo